Sono 10 le aziende del comparto ferroviario di Confindustria Pistoia che hanno puntato sul Canada per diversificare le produzioni verso mercati esteri per i settori navale, aerospazio, ferroviario e infrastrutture. La strategia del governo canadese prevede infatti una serie di programmi navali, militari e civili valutati oltre 35 miliardi di dollari che si svilupperà nell'arco dei prossimi 20-30 anni. La prossima visita che si farà in Canada fra il 23 e il 1 marzo e credo sarà foriera di commesse per il nostro comparto, diciamo, meccanico e tecnologico, che è un comparto in crisi ma che ha potenzialità importanti. E queste aziende appunto sono state aiutate da noi anche col contributo della provincia a avere contatti con queste realtà canadesi appunto per cercare nuovi clienti e per in definitiva diversificare il rischio di impresa. Il primo obiettivo è quello di essere venuti a contatto con delle realtà nuove per le aziende pistoiesi in un mercato che non conoscevamo e che invece si è mostrato estremamente ricettivo per quanto riguarda le nostre aziende. Sono piaciute subito, sono state giudicate aziende che hanno delle performance conformi ai loro standard e questo è stato il primo punto importante. E poi il secondo è quello di arrivare ad ottenere degli ordini di fornitura.